di fare questo mestiere è fare una roba figa. È vero, questa no, questo. Devo dire questo, sottolinearti, e sono contento che tu l'hai espresso in maniera molto migliore. Facciamo un applauso. Hai detto tutto vero. Facciamo parlare un po' anche loro due. Con due produttori così, anche di visionari e intelligenti, perché il fatto della teoria che Nicolas ha esposto del nuovo codice, della possibilità di andare oltre quel limite che il grande sistema ti pone, è un ottimo spunto, no? Quindi partirei da lì per poi raccontarci l'idea, quella che io ho definito tra virgolette geniale, mi sono permesso, perché il sito web, eccolo. Però veramente quando l'ho letto, lo spunto della web, adesso voi spiegate chiaramente al pubblico, l'ho trovato veramente interessante. Vai. Sì, grazie prima di tutto a loro che ci hanno permesso di realizzare questa idea, beh, diciamo un po' folle, perché l'idea è questa, così capite bene di cosa si tratta. Esiste un sito in Italia che si chiama insegreto.it, dove la gente scrive, pubblica in maniera anonima, compare solamente l'età e il sesso, i propri segreti, le proprie morbosità, le proprie ossessioni. Niccolò ha scoperto questo sito e... Per caso, vero? Era già molto famoso, è famoso soprattutto... Ciao comunque, buonasera. Era già famoso fra i adolescenti, liceali, universitari, ed era un sito molto popolare, e come tutti i siti con tanta gente si autoregolamentava, nel senso che i segreti migliori, che poi non sono solo ossessioni e perversioni, ma sono anche tipo figuracce, confessioni, oppure cose proprio piccolissime, e alcune, e poi quando gliel'ho fatto vedere a Matteo, lui ha detto: vabbè Nicola, questa è una cosa fighissima, giriamoli questi segreti, queste ossessioni. Per cui abbiamo selezionato alcuni di questi segreti e abbiamo iniziato questa avventura, che adesso vedrete come va a finire, perché credo che la cosa più importante sia vederla, infatti, e poi dopo parlare. Infatti io direi una cosa, se ci aiutano i tecnici abbassiamo lentamente le luci, ci prepariamo alla visione, noi ci, magari ci, sì, aiutiamo il pubblico